Ciao amici di Braciami Ancora, come sapete ho trascorso qualche giorno in Sardegna e con me è venuta Maddalena, ristoratrice, imprenditrice di Caserta, donna di gran classe, oltre che profonda conoscitrice di carni. Infatti mi ha aiutato a capire che cosa mi sono mangiato in quei giorni in Sardegna. In questo video vi racconto quando, con un tranello e una piccola bugia, le ho detto che saremmo andati a mangiare in un ristorante chic e invece l'ho portata da un paninaro a bordo strada nella periferia di Nuoro. Là abbiamo una ristoratrice di Caserta, okay. Donna di gran classe, io l'ho portata qua con una sorta di forzatura, no? Mi devo fare il panino più sozzo che c'hai. Perfetto. Tu non ci crederai mai, ma qui una volta c'era un ristorante stellato. Me l'hanno spostato forse stanotte. Comunque, cara Maddalena, questo a Roma viene chiamato lo zozzone. Ora cerchiamo di capire qui a Nuoro come si chiamano sti baracchini. A Caserta come si chiamano? Il camioncino. Il camioncino, sì. Così. Immagino tu lo frequenti abitualmente. Abitualmente. E io ti vado a fare un panino, ti poi vi faccio conoscere adesso, ragazzi, qui il titolare dello zozzone e proseguiamo. Anche io non ho mangiato, ho fame. Va bene. Ti, sei a tuo agio. Sei perfettamente a tuo agio. Era quello che mi aspettavo. Guarda, puoi scegliere. Speriamo di uscire indenni, ragazzi, da questa esperienza, ok? Arrivai, molte volte siete. Lì c'è sempre Marco, facciamo un approfondimento linguistico con un altro, perché Marco è il nostro cicerone, è il nostro Google Translate, ma grande conoscitore di queste tradizioni, di queste zone. A Roma lo chiamiamo lo zozzone, un baracchino del genere, ma in accezione positiva. Cioè lo zozzone è un elemento positivo, vuol dire un posto dove si mangia genuino, tanta roba, e sono quei posti dove tu puoi far panino. Sì. Come no. Mettici quest'altro, l'anima dell'immortale. Tacci tua! Metteci tutto, carica! Ok, capito? Vuoi sapere come lo chiamiamo qua in Sardegna? Qui a Nuoro, come si chiama? Cardozzone. Con quante D? Doppia D, doppia Z, sì. Sei molto cardozzone, tripla D e tripla Z. Quante D e quante Z c'ha questo cardozzone? 5-5. Cardozzone! Cardozzone! Lui è il? Cardozzone, il cardozzone. Giuliano il cardozzone, aspetta che arrivo Giuliano. Hai capito Maddalena? Più è sporco, più c'ha le D e più c'ha le Z. Comunque, questo è un luogo dotato di ogni comfort. Lì c'è il cesso biologico, ok? Tra l'altro, notare, visto che siamo in clima natalizio, devono aver chiamato un designer direttamente da Milano per gli addobbi. Mi faccio suggerire. Esattamente. E per non farci mancare nulla, dietro di te c'è sta una macchina con una ruota bucata. Perfetto, no? Tu sei sempre più a tuo agio. Giuliano mi ha anche dato il menù. Senti qui, metti le dita, sguiscia, eh? Bello un tacchioso! Ma guarda che questi stanno avanti, c'è sta pure Glovo e Deliveroo, eh? Tu non puoi decidere nulla, no. Però così a titolo informativo puoi vedere l'offerta gastronomica, esatto. Io vado da Giuliano, che ora vi presento, che prepariamo insieme questo panino. Tra l'altro è il camioncino di Giuliano, è targato Aquila e lascia ben, diciamo, è un buon presagio, che da quelle parti non si tirano mai indietro. Notare lo scalino a norma antinfortunistica ASL, ok? Ciao Giuliano! Allora, ciao Giuliano, bello, ciao. Io ti vedo in giro, quando esagero tu mi accoltelli, va bene? Tranquilla. Là abbiamo una ristoratrice di Caserta, okay. Donna di gran classe, io l'ho portata qua con una sorta di forzatura, no? Mi devo fare il panino più sozzo che c'hai. Perfetto. Prima di tutto, caro Giuliano, questo è il tuo banco. Tu sei qui fisso? Sì, sì. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Com'è? Cioè l'indirizzo com'è? Via Pertini questo. Via Pertini, voi arrivate, trovate il baldacchino rosso, se mi fermate mangiamo. Bravo. Dobbiamo fare il panino che abbia queste caratteristiche. Abbondante, che ci abbia quella zozzosità, quello zozzume tipico dei baracchini come questi. E che sia sardo. Un po' di purpuzza. Un po' di? Purpuzza. Che è la purpuzza? È l'impasto della salsiccia senza il saccanto. Buono, okay. Buttò via. Ma il cavallo, quello è cavallo. Quello è cavallo. E se fanno cavallo purpuzza? Anche. E facciamo cavallo purpuzza. Poi aspetta, fammi vedere. Un po' di cipolla. Se vi piace. La voglia! Te piacciono i cipolle? Sì, ci devi stare tu in macchina con me. Sì, cipolle, vai. Poi, un po' di crema di pecora. Crema, crema di pecorino. Sempre fatta qua. Crema pecorina, ok. Poi. Sì.
formaggio arrosto di sempre di pecora. Questo? Sì, sì. Piglio? Sì, sì. Formaggio arrosto di pecora che immagino sia di qua, no? Sì, sì, tutto centimetro di qua. Zero. Poi, questo che roba è? Questo è un bel caglio di cappetto. No, c'è questo? Sì, sì. Amici di Braciami Ancora, sta roba, il caglio di capretto, non lo trovate secondo me dagli altri caddezzoni d'Italia. È una roba tipica di qua. Sì, sì. Giuro, io che sono un grande frequentatore di zozzoni romani, il caglio di capretto non l'ho mai mangiato. Oh! Il caglio di capretto ti piace? Formaggi a volontà. Ok, formaggi a volontà. Allora, 1, 2, 3. La salsiccia senza, come hai detto che si chiama? La purpuzza. La purpuzza, metti un po' di purpuzza qua. Ciao, purpuzza. Abbonda, eh? Dobbiamo fare due panini uguali, dobbiamo fare. E il cavallo. E il cavallo. Chi è? Ok. E tira fuori pure il cavallo. Perfetto. No, siccome qui ragazzi fa caldo perché la griglia è accesa, mi tolgo la giacca. Vai, arrivo subito. Vai Giulia, da dove cominciamo? Il pane dove sta? Giuliano, quanti panini fai tipo in una settimana? 480, vai, alla settimana. Non facciamo scaldare il pane. Okay. E per il resto io ti seguo. Ok. Quindi, ricapitolando. Facciamo cavallo, uno col cavallo. Maiale, crema pecorina. Caglio. Ce lo apriamo. E vai, apriamo subito il caglio. Sì, sì. Ragazzi, l'apertura del caglio merita un'attenzione particolare. Fermo. Madonna mia. Madonna mia. Amanda lei, vieni qua, corri! Questo cos'è? È il caglio del capretto. Lo sai di che stiamo parlando? Dello stomaco del capretto. Dentro c'è il latte caccagliato. È una roba strepitosa. Io l'ho mangiata solo in Sardegna, la roba del genere. Torno in Sardegna solo per quello. Dimmi una donna che ti piace dello spettacolo, dello showbiz. Belen. Ecco allora, sempre Belen. Torna sempre Belen. Amici di Braciami Ancora, se avessi Belen qui. Belen qui. E il caglio di capretto qua andrei da Belen. Lo sto prendo. Dio mio, ragazzi, amici miei, questo è il caglio del capretto. Lo sapete cos'è? È lo stomaco del capretto con dentro il latte che viene lasciato cagliare. Il risultato è una crema, ragazzi, che ha un gusto e un'intensità che voi nemmeno voi immaginate. Ma d'altronde voi siete abituati al fior di latte. Che ne potete sapere questo? Questa è una roba che trovate solo in Sardegna. Noi praticamente siamo da Giuliano, che è lo zuzzone degli Avertini, giusto? Lo zuzzone degli Avertini è quello che vi fa i panini buoni, no? Chiudi gli occhi, metti in bocca e dimmi tre aggettivi che ti vengono in mente. Sei incantata? Oh. No, ti manda in estasi. Devo andare in estasi? Sono lacrime. È afrodisiaco. Afrodisiaco? Ah, questo lo vedremo. Oh, è afrodisiaco, questo lo vedremo. Graffiante. Vedi, fammi una metafora. E fammi una metafora, dai. Vabbè, è andato giù come... È andato giù. Vabbè, ti puoi andare a riposizionare sul tavolino, sì. Ok? Lo voglio assaggiare pure io sto caglio. Il caglio innanzitutto ha una nota minerale, è di un'intensità che rimanda un po' al Roquefort, il formaggio francese, ma il Roquefort in confronto è un fior di latte. Quindi tu pigli lo stracchino, pigli Roquefort, misceli tutto, lo amplifichi per una cinquantina di volte e avete il caglio, molto buono. Bob non è una cifra proprio. Andiamo Giulia, proseguiamo. Andiamo. Olè. Praticamente hai messo l'equivalente di una palla da bowling. Bravissimo, okay. Sempre così li facciamo. Buono? È sardo, sì, lo sento. Promosso. 100%. Promosso. Piccola interruzione, ragazzi, mentre Giuliano ci fa il panino. Questa, in italiano, è la scorza del formaggio. A Roma la chiamiamo la coccia. A Caserta come la chiamate? La scorza. La scorza. E caro Marco, se il Google Translate de Nuoro e tutta la barbagia, come si chiama in nuorese? Zaccoriola. Zaccoriola, ovvero sia? Za è l'articolo. Sì. La buccia del formaggio in questo caso. Zaccoriola, giusto. Zaccoriola de Giucaso. Cioè, la buccia del formaggio. Giustamente, la scorza del formaggio, okay. Giusto. Te mangi pure. No, questa la puoi portare a Roma. A Roma, grazie, perfetto. Formaggetto, giusto? Sì. Oh, no. Secondo me questo quando si squaglia è la fine del mondo. Cioè ti riporti proprio una roba che è allucinante. Ragazzi, è inutile che ci nascondiamo. Ognuno di noi, almeno un giorno nella vita, avrebbe voluto fare sto lavoro. Per fare sti panini sugnosi. Che sta a fare? Crema di pecora.
Il vero panino. Ok? Tutti e due? Sì, sì, tutti e due. Immagino che Maddalena non si tiri indietro di fronte a un'abbondante coltellata di crema di pecorino. Che arriva un odore, ragazzi. Guardate qui. Mamma, io sto a svenire. Vai, vai, Giulia, al lavoro, non ti preoccupare. Ciao. Tiè, guardate che mestiere. Ce l'ha scaldato, non è rimasto nemmeno attaccato un filo. E qui c'è manico, qui c'è mestiere. Il caglio? Il caglio, bella tagliata. Questo, ragazzi, ce ne vuole giusto una puntina, perché noi è veramente potente. Noi ce deve essere forte, più. Però. Ok. E ci siamo. Donna, ragazzi, guarda, guarda. Formaggio. Salsiccia. Allora, una con la purpuzza. Sì. Mettiamoci pure due cipolline, no? Due cipolle? Ci metti due cipolle. Sì. A Maddalena, c'è pure un po' di catrame? Giulia, questo che è? Cavallo. Ma da lei che sport fa tu, figlia? Grazie. Il cavallo lo mangio io, il cavallo lo mangio io, il cavallo lo mangio io. Carica, carica. Tiè. L'ho sentito. Giriamo un po' di peperoncino. Se lo volete ce l'ho. Peperoncino, eh? E te credo. Col cavallo? Peperoncino col cavallo, voglia, carica, carica del peperoncino. Poi così. Tiè, bella così. Poi. Pura okay. Madama, va. Madama, peperoncino? No, grazie. Come no? Niente peperoncino, vabbè, niente peperoncino, vai. E ci siamo. Ricapitolando, Giulia, questo col maiale che ci avevamo messo? Purpuzza, sì. Crema di pecora, sì. Cipolle, sì. E formaggio arrosto di pecora. Benissimo, ora ragazzi mandiamo il video della preparazione a una mia amica nutrizionista che ci dice all'incirca quante calorie ci stiamo andando a mangiare. Carmen, ci sei? Quante calorie mangiamo? Ciao Michele, allora mi hai chiesto di calcolare un pochino a livello calorico quello che ti sei mangiato in questi giorni in Sardegna. In particolare mi hai parlato di un panino bello ghiotto con carne di cavallo, salsiccia, pecorino, salsa piccante, cipolla, insomma un bel panino, e facendo un calcolo approssimativo diciamo che siamo all'incirca, per questo panino, all'incirca sulle 1400 calorie. Quindi diciamo che è il 70% dell'introito calorico per un piano alimentare di 2000 calorie giornaliere, ossia una mezza giornata alimentare, colazione, spuntino di metà mattina e pranzo, quindi diciamo un bel pasto. Piede il panino col cavallo. Chi è? Reggi? Porca miseria, sono scivolato. Aspetta, aspetta, ti prendo da bere, siedi, siedi. Da bere una birretta. No, due bicchieri di vino rosso. Ne volete? Sì, sì. Allora. Oh. Cara Maddalena, finalmente! Sono molto, guarda, ti devo dire la verità, cara Maddalena, sono molto onorato di condividere questo momento con te. Ti va dato onore che mi hai seguito fino in fondo, non so quanto mi stai maledicendo, e non so se mi vorrei più rivolgere la parola o se mi ghosterai su WhatsApp, su Instagram, non lo so. Esatto. Però buon appetito. Buon appetito. Ah. Sai qual è il bello dello zozzone? È che è una terra di nessuno, dove non vige nessuna regola. Quello che accade dallo zozzone rimane dallo zozzone, capito? Mamma che mia! Questo zozzone è la quintessenza della barbagità, si dirà barbagità, del barbagino, dell'aggettivo della barbagia. Barbaricino. Barbaricino, lo vedi che sei acculturata. Lo abbiamo addentato e ovviamente si sono aperte le viscere dei nostri panini che hanno questa forma, questa sembianza, e ci regalano questo meraviglioso spettacolo molto buono. Io che sono stato nel tuo ristorante più di una volta, ho constatato, ho visto che però anche te hai una sorta di panino, vero? Sì. Perché tu che fai nel ristorante tuo? La Puccia Pugliese. La Puccia Pugliese, certo, no, l'ambiente è leggermente diverso, però è buono lo stesso, no? Sì, abbiamo scelto sempre per la filosofia del chilometro buono, prodotti buoni in giro per l'Italia. Pane pugliese, leggero. Leggero oggi non so perché. Dici leggero, crasha tutto YouTube. Quindi, amanti dei panini dello zozzone di tutta Italia, sappiate che se andate alla Dogana Golosa, a Caserta, Salleo, cioè il ristorante dove c'è Maddalena, potete trovare anche un panino che ha, diciamo, ricorda per altri aspetti questo panino che ci stiamo mangiando, certo con tutte le diversità e la cura che Maddalena ha messo in quel panino. Però io me lo sono mangiato, era buono davvero, eh? Ma secondo te, Maddalena, il caglio è davvero afrodisiaco? Ah, proveremo. Non lo so, ci avrà, quando proveremo.
ce la portiamo a zitta, casa. Non lo dì, zitta, non lo dì, non lo dì, non lo dì. Lasciamo il dubbio. Amici di Bracciami Ancora, credo che questo video possa terminare qui. Questo panino è mortacci quante bode inside. Io mi sono fidata di Michele, ho fatto la mia esperienza un po' ai limiti, non ero preparata. Sì, l'ho notato dall'outfit. Mi aveva promesso una cena in un posto raffinato. Conclusioni finali: se il Caglio del Capretto è afrodisiaco lo scopriremo poi, e magari venite qua, lo assaggiate, lo scoprite a vostre spese. Ora me lo mangio, se no mi si raffredda. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao. Pulisci da bocca.